Cari modellisti, buongiorno e bentornati in questo terzo ed ultimo appuntamento della costruzione del nostro Peterbilt 359 Conventional. Come vedete, dall'ultima volta sono andato avanti, ho assemblato la cuccetta, la cabina era già assemblata come la tradizione Revel, e ho assemblato i fender sul cofano, finito gli interni e l'aletta parasole. Non ho filmato tutto il processo di verniciatura perché era una cosa abbastanza noiosa e ha richiesto parecchie settimane di lavoro, chiaramente ad intervalli, ma comunque ha portato via un sacco di tempo. Ha carteggiato due mani di primer grigio, il solito Vallejo, poi ci sono tre mani di rosso rubino RAL 3003 e poi quattro mani spaziate da una carteggiatura di trasparente e brillante. Come vedi è tutto imbastito così, giusto per dare un'idea. Oggi partiamo dall'assemblare gli interni nella cabina, mettendo anche i primi vetri. Via! Inizio da subito con la parte più stancante, ovvero le guarnizioni dei vetri. Dico stancante perché è la parte che proprio mi dà più noia, perché è ripetitiva, devi essere super preciso. Le guarnizioni sono fatte, posiziono il parabrezza. Ho pochissima superficie d'appoggio all'interno dove posso mettere la colla, quindi c'è il rischio che mettendo la tamia per i vetri mi vada a colare, per cui ho scelto di utilizzare la colla a caldo, due punti di colla a caldo all'interno nei due angoli della cabina per fissarla al meglio, così dovrebbe rimanere anche un lavoro più pulito e più funzionale. Ok, vetri fatti, adesso non mi rimane che incastrare gli interni all'interno della cabina. Allora, io avrei fatto diversamente, ma ho scelto di seguire le istruzioni, cioè avrei messo il pannello frontale del cofano solo dopo aver montato gli interni, però questo faceva sì che rischiassi di andare a compromettere poi la verniciatura. Allora ho detto seguiamo le istruzioni senza fare di testa nostra. Però sono molto... ah no, si incastrano a fatica, ma stanno andando bene senza rompere nulla. Perfetti, ecco qua i nostri interni. Non hanno i finestrini laterali, quindi è una cosa positiva perché si può poi andare a vedere bene all'interno con magari con una luce i dettagli degli interni, anche se questo non è che abbia chissà che interno della cabina. Comunque sia, un altro lavoro è stato portato a termine, un altro passo. Aletta parasole piazzate, anche i tergicristalli. Sinceramente non ho capito tanto questi tergicristalli, perché i due fori d'ingresso ho dovuto stuccarli, perché altrimenti mi portavano il perno del tergicristallo, mi portava fuori dal parabrezza. Ho guardato le istruzioni, me li faceva montare al contrario, guardando la scatola, secondo me era l'immagine più giusta per i miei gusti. Vedete? Allora ho deciso di montarli così, non obliqui ma lineari alla cabina. Comunque sia, i primi dettagli li abbiamo assemblati, non ci resta che assemblare, unire la cabina con lo slipper che guardavo ha uno scalino qua, esattamente qua, che ci permette di incastrare perfettamente con un clac le due parti insieme. Super.
Allora, off camera sono andato avanti con un qualche dettaglio della carrozzeria. Ho montato questo filtro che lo davano nel kit, lo da cromato, e poi ho verniciato il colore della cabina questo altro filtro. Dunque, questo qua non so assolutamente che filtro sia, questo quello dell'aria chiaramente, ma che ha il suo cappello cromato, l'ho lasciato cromato. Qua abbiamo il suo supporto con queste quattro fessure che sono praticamente delle luci. Nelle istruzioni le dà da fare arancioni, non ho idea se siano frecce o luci di posizione. Comunque dopo con il micro brush andrò a dare del bianco, e poi per ultimo sopra la lente, perché ha quattro lenti da posizionare sopra, farò l'arancione. Adesso voglio fare le fasce del filtro dell'aria, le voglio fare cromate usando il nastro d'alluminio. Devo tracciarle con la matita a mine, altrimenti rischio di fare un casino. Tracciata, usiamo la lama grande. Allora, come sempre io sperimento, non c'è del giusto e dello sbagliato in quello che uno fa, c'è la sperimentazione. Se una cosa viene bene, perché no? Anche se contro alcuni dei manuali del modellismo, però se viene bene. Ora io non so se si usa fare questo tipo di attività con nastro d'alluminio, però io ho notato che viene bene, non vedo perché non usarlo. Ok, mi piace. Ho controllato le istruzioni, ma non ci sono le lenti che avevo previsto. Quindi per ora gli ho fatto il bianco, come per neutralizzare il rosso, e poi dopo farò poi l'arancione, anche se secondo me non sarà un bel lavoro. Avrei preferito ci fossero state le lenti come fanali normalissimi, però prendiamo quel che viene. Allora, mentre tutti i particolari, i vari tubi dell'aspirazione dello scarico stanno asciugando, mi sposto e do una bella velata di cromo agli scarichi. Anche qui senza esagerare, giusto una piccola velatura per renderle più realistiche. Ho deciso che seguo il manuale. Allora, tubi li facciamo in gunmetal, questo qua quello chiaro, lo 072. Raccorderia varia, sempre per quanto riguarda l'aspirazione, la facciamo black. Ci sta. E invece lo scarico sarà silver e a questo punto nero per i raccordi. Poi gli diamo anche qualche spruzzata di rust e si procede. Bene, l'aspirazione l'abbiamo messa, rimane adesso da fare l'impianto di scarico. Ci fanno montare lo scarico praticamente dopo aver montato la cabina e lo slipper, e pertanto bisognerebbe girare il modello al contrario, quindi dovrò trovare una soluzione. Allora, te che stai guardando, ti volevo dire che è passato un giorno e sono riuscito a montare lo scarico. Allora, col senno di poi l'avrei fatto prima
di montare la cabina, perché per logica si riusciva anche prima a montare lo scarico, perché si attacca la turbina, si attacca il telaio e infine si attacca alla cabina. Quindi non capisco perché nelle istruzioni ce l'hanno fatto montare dopo, anche perché il tubo principale dello scarico passa tra il telaio e la trasmissione. Cioè è stato veramente un macello, tant'è che mi sono dimenticato di verniciare il manicotto di giunzione, quello flessibile, sia da una parte che dall'altra, al quale sto rimediando adesso. Non è stato facile, non è stato facile. Qui abbiamo poi da montare dopo gli scarichi e direi che... Ah, ti faccio vedere i mud flap posteriori, li ho fatti bianchi. Dopo faccio poi ancora la parte nera qua sopra, vedi? Subito non mi piaceva l'idea di farli bianchi, però il manuale prevedeva così, ho guardato anche nella scatola, effettivamente non sono male bianchi. Qui solito discorso, velatura leggera di cromo e basta. Pennellini Arctic Paints, il 3, il 7, il 10, dal cinese 2 euro. Hanno la setola morbidissima, vanno bene per un sacco di cose. Oh, gli specchietti sono un incubo, eh. Allora, gli specchi sono stati una vera rottura, perché però sono belli, alla fine sono rimasti bene. Mi piacciono. Allora, targa, mettiamo quella di Alcorn, Mississippi, ok? Perché bianca non mi dispiace. Adesso, prima di lasciarvi alle foto di Rito, nella sua location, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine anche di questo episodio. Ancora grazie, grazie, grazie a tutti come sempre. Alla prossima. Ciao.